Buongiorno a tutti, eccoci in questo nuovissimo video. Oggi vi mostro cosa ho acquistato da un negozietto di cinesi che ho trovato un po' di cosine interessanti. Allora, vi mostro subito. Allora, prima di tutto ho preso questo, che è praticamente un filo che si usa per pescare, che ho visto molte creative che comprano questi fili per fare, insomma, i lavori a cucito di questi qui che sto iniziando a creare anch'io, quindi ho voluto prenderne uno, tanto ho detto per 1 euro, mal che vada ho perso 1 euro, non di più. E praticamente è 100 metri, è 1,5 e appunto l'ho pagato 1 euro e lo proverò, che insomma, se è buono, insomma, sicuramente ne prenderò altri. Questo è un filo di nylon e niente, vi farò sapere se vi può interessare, quanto, se è buono o no. Poi ho preso queste, che sono delle forbici per cucito. Guardate, non so se questo qui, che sono da precisione, ecco. E in teoria dovrebbero tagliare. Lo pagate solo, anche questo è solo 1 euro. Spero che funzionano, perché di questo genere c'era solo questo modello a 1 euro, e a me mi serve, perché si deve infilare nei punti più particolari, quindi questa è ottima. Però speriamo che sia di alta qualità, come c'è scritto qui, insomma. Per 1 euro ho detto, vabbè, la proverò. Poi ho preso questi, che sono gli schiaccini. Non so se si riesce a vedere bene. In argento, e l'ho pagati 80 centesimi, e ce ne sono parecchi. Ho detto, questi possono sempre servirmi, non si sa mai, comunque, perché faccio anche altri tipi di bigiotteria, quindi questi sono ottimi. Poi ho preso questi, aspettate che vediamo se, aspettate, ok, questi che sono meravigliosi, veramente meravigliosi. Ne ho presi 2 blu metallizzati, 2 rosa metallizzato, 2 verdi metallizzati e 2 oro. Ovviamente non sono dei braccialetti, o quantomeno sono per i bambini, perché a me non mi stanno, non mi entrano proprio. Vedete? Però l'ho pagati 30 centesimi l'uno, quindi l'ho pagati 4 euro praticamente. Li ho presi perché volevo lavorarci su con le perline, e quindi vedrò un po' cosa farci, insomma, per fare degli orecchini. Ovviamente i colori sono stupendi, mi piacciono un sacco, e quindi li ho presi per provarli. Poi ho preso questo filo
cioè questa collana. Guardate quanti cipollotti. L'ho pagata 2,50 euro. Un po' caretto, però cioè, sono tantissimi, veramente. Tantissimi. Questo è il filo doppio. Contando che le avevo preso al mercato un filo, 1 euro, però era tipo così e basta. Questo 2,50 euro, ma ce n'è un sacco, e l'ho preso solo bianco perché diciamo che è il colore quello che sto usando di più. E quindi ho preso questo e poi ho preso anche questo bellissimo viola metallizzato, e anche questo era una collana doppia. Questo l'ho pagata un po' di più, 3,50 euro. Infatti, non c'è scritto sul prezzo, se lo sapevo prima, un po' me ne sono pentita perché 3,50 euro, anche se comunque le perline sono tante, è un po' caruccio, però vabbè, fa niente. Per ultima cosa, c'erano questi barattolini qui in offerta a 1 euro. Queste boccettine qui con queste perline che saranno 5 mm, 4-5 mm, e quindi 1 euro a boccettine. L'ho presi di questo rosa, questo marrone, questo rosso fucsia e bianco, che è questo. Serve sempre. E niente ragazzi, questo è il mio piccolo acquisto che ho fatto da un negozio cinese. Sono molto soddisfatta, soprattutto di questi, di questo filo qui. Sono super curiosa di provarlo, anche la forbice, perché mi serve veramente veramente. E comunque ho acquistato anche un po' di perline, ovviamente, perché ormai non mi ferma più nessuno. E niente, ragazzi, io spero che questo acquisto vi sia piaciuto. Se avete dei consigli da darmi o scrivetemi qua sotto quello che vi è piaciuto di più tra tutti i miei acquisti o cosa non vi è piaciuto. E niente, io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!